Dunque abbiamo parlato di Papa Francesco, abbiamo accennato del suo magistero, ora vogliamo aprire un'altra pagina dedicata a questo importante tema e del premio internazionale Francesco d'Assisi e Carlo Acutis per un'economia di fraternità che potremmo dire nel magistero di Papa Francesco ha la sua origine. Stiamo vedendo il sito internet e io voglio dare il benvenuto a Marina Rosati in collegamento Skype che ci parlerà per noi di questo importante premio. Buongiorno e bentrovata, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora Marina, Francesco d'Assisi, Carlo Acutis, due figure, lo vedremo, che pur distanti nel tempo sono accomunate da ideali molto radicati, molto profondi. Ma io vorrei partire proprio dal principio e dalla nascita, ecco, dalle origini di questo premio internazionale dedicato a queste due figure straordinarie. Ti chiederei in che cosa consiste e come nasce appunto questo premio. Allora, questo premio nasce nella testa del nostro vescovo, il vescovo di Assisi, Nocera Umbra Gualdo Tadino e di Foligno, Monsignor Domenico Sorrentino, più o meno 3 anni fa, perché ecco, approfondendo proprio questi aspetti della fraternità e dell'economia della fraternità e partendo da questo luogo dove io mi trovo, quindi dal Santuario della Spogliazione che comprende anche il Vescovado di Assisi dove Francesco si è spogliato, approfondendo questi aspetti, anche appunto questi luoghi dove stiamo riscoprendo il vescovado come era il tempo di Francesco, il gesto della spogliazione potrebbe sembrare come rigettare l'economia. In realtà Francesco spogliandosi di tutti i suoi averi e in quel momento, in quella maniera così clamorosa e coraggiosa, vuole rifondare una nuova economia, rifonda una nuova economia che è un'economia appunto di fraternità, di solidarietà. E allora il vescovo ha pensato bene di imbastirci, a parte un libro che appunto ha questo titolo, scritto da lui, e poi proprio nell'appendice di questo libro c'è anche lo statuto di questo premio, cioè andiamo a cercare nel mondo situazioni in cui il capitale umano viene messo al centro, in un clima di fraternità, con iniziative, idee progettuali che nascono dal basso e che forse hanno solo bisogno di un aiutino, diciamo così, di una spinta per poter partire. E così ecco, è nato questo premio che nella sua edizione, insomma, inaugurale, un'edizione diciamo zero, è stato dato simbolicamente all'Istituto Serafico di Assisi, questa eccellenza sanitaria che abbiamo qui, dove proprio non è solo una struttura che accoglie i disabili, le disabilità gravi, ma proprio è una fraternità nella cura della persona. E poi ecco, siamo andati avanti. Ecco, tu hai accennato all'internazionalità di questo premio e non a caso prende il nome di due santi, ecco, anche se Carlo Acutis ancora canonicamente non lo è, ma lo è nel cuore praticamente di tutti. Carlo Acutis appunto è Francesco d'Assisi. Ecco, però la cosa che colpisce è il voler affiancare queste due figure. L'una ha vissuta Francesco, ecco, tantissimi anni fa, tanti secoli fa, e Carlo Acutis che è un nostro contemporaneo. Ecco, perché affiancarle e perché metterle insieme? Ma perché una per un aspetto proprio anche logistico, perché il corpo di Carlo Acutis è qui Certo. sepolto adesso nel Santuario della Spogliazione, dove vi dicevo è avvenuto il fatto della rinuncia di tutti i beni di Francesco di cui parlavamo. Ma poi perché Carlo, seguendo le orde da vivo, lui ecco, sapete tutti che non era di Assisi, ma è voluto venire ad Assisi, frequentava Assisi, era molto devoto di Francesco. Ha chiesto di essere sepolto in Assisi quando poi ecco, ha scoperto che stava per morire. E, però ecco, Carlo nella sua breve vita è stato veramente anche un esempio di questa fraternità perché lui nella grande Milano aiutava i poveri, donava le sue cose, condivideva le sue cose. Alla mamma diceva sempre: a me basta un paio di scarpe o due, le altre le possiamo
comprare o dare a chi ha più bisogno, lo faceva, tanto che al suo funerale sono andati tanti, tanti clochard, tanti poveri che lo conoscevano e che neanche i genitori sapevano di questa sua, in qualche modo, frequentazione così attiva. E quindi ecco, sono due figure distanti, come dicevi, nel tempo, ma di una grandezza unica e che ecco, abbiamo voluto proprio accostare perché Francesco in qualche modo è così straordinario nel mondo, però ecco, si può essere santi, c'è una santità veramente della porta accanto che Carlo in qualche modo rappresenta. Ecco, per tornare al premio, le periferie geografiche ed esistenziali, ecco, sono in qualche modo al centro, di questo riconoscimento, che è un premio, se vogliamo, rivolto prevalentemente ai giovani, anche perché Assisi è la capitale dell'economio francesco. Ne abbiamo parlato anche nei mesi scorsi commentando, l'evento voluto da Papa Francesco. Ecco, però, c'è da tenere presente, che non vuole essere un premio destinato a determinati settori, ma che tiene conto di un approccio cosiddetto olistico alla realtà, cioè un approccio che include un po' tutte le discipline. Ecco, questo come si può coniugare? Come riuscite a coniugarlo? Ma perché abbiamo fatto anche c'è uno statuto, c'è un regolamento ben preciso e poi ecco, dopo la prima edizione diciamo, c'è una commissione valutativa che ha creato anche una griglia di criteri in modo che vengano prese in considerazione quei progetti che maggiormente rispondono a 9 criteri proprio messi nero su bianco, che sono appunto il capitale della fraternità, quanto un progetto nasce in questo clima, in questa maniera, quanto c'è un approccio giovane, quanto è innovativo. Quanto è sostenibile, quindi anche l'aspetto della sostenibilità umana e ambientale. Quindi ecco tutte queste cose, poi ecco, la nostra commissione è formata da economisti, da esperti, da diverse ecco, persone che giudicano, quindi, e poi alla fine si fa una selezione e si arriva al vincitore. Però no, devo dire che questo metodo è stato molto efficace, soprattutto nell'ultima edizione. Allora Marina, per chiudere vorrei anche chiederti quali frutti sono nati dalle scorse edizioni. Tu hai già citato la prima, il numero zero, ecco. Però questo premio, come ho avuto modo di dire, è anche strettamente correlato a Economio Francesco, potremmo dire un'ideale continuità se vogliamo. Sì. Ecco, quali frutti e quali iniziative sono nate dai vincitori delle scorse edizioni, ma più in generale dai partecipanti? Allora, l'anno scorso abbiamo ricevuto, devo dire, un buon numero di progetti, 31, da tutto il mondo, con una prevalenza dall'Asia e dall'Africa. E a vincere è stato un progetto delle Filippine, di una periferia di Manila, veramente una zona poverissima della capitale, e in cui un gruppo di disabili si sono messi insieme, proprio persone che avevano questa idea, ma non sarebbero riuscite a portarla avanti proprio anche per questioni economiche soprattutto, per sfruttare una ninfa che lì è abbastanza anche inquinante e per produrre poi dei blocchettini di carbone poi energetici per produzione energetica. E questo premio, questo gruppo sta andando avanti, noi abbiamo contatti continui, diciamo che abbiamo anche voluto mantenere un collegamento costante, nel senso che il premio che si sostanzia in 50.000 euro non viene dato tutto subito, viene dato a step, proprio per vedere la progressione del progetto e perché arrivi a termine come viene programmato nel business plan che loro presentano. E quindi è una cosa straordinaria, veramente riceviamo anche delle lettere bellissime da questo gruppo proprio per questo aiuto che hanno avuto.
Contestualmente l'anno scorso la Commissione ha voluto anche dare un riconoscimento a un altro progetto perché era altrettanto valido, che nasce, come dicevi tu, da Economy of Francesco. Si chiama infatti Farm of Francesco e è un progetto che nasce in Nigeria, si sta sviluppando anche in Brasile e che affronta la desertificazione in ambito agricolo, mettendo insieme i produttori e che abbiamo anche spiegato in una conferenza stampa che abbiamo fatto il 5 dicembre a Roma proprio per presentare l'edizione 2023. E anche loro veramente stanno andando avanti, più che altro si sta diffondendo grazie alla rete di Economy of Francesco in più paesi e questa è una cosa bella e straordinaria proprio perché mette in questa connessione globale che il premio vuole comunque raggiungere. E quindi ecco, adesso siamo alla edizione 2023, quindi abbiamo lanciato il nuovo bando e c'è tempo fino al 31 di gennaio per presentare le domande. E allora c'è anche questa fase che potremmo definire di follow-up, ecco, per tutte le realtà che partecipano e che poi si aggiudicano questo importante premio. Allora chiederei alla regia di far rivedere ancora un'altra volta il sito internet in maniera tale che digitando semplicemente Premio Internazionale Francesco d'Assisi e Carlo Acutis, ecco, ritrovate tutte le informazioni per poter partecipare a questo premio che ricordiamo è internazionale. Ci sono anche i video dei progetti vincitori degli scorsi anni, c'è anche una pagina Facebook per ecco, chi è più social e vuole in qualche maniera poi interfacciarsi con gli organizzatori del premio anche in varie lingue. Io ringrazio Marina Rosati in collegamento Skype da Assisi per noi e ecco, speriamo di risentirci presto per ecco, riparlare ancora una volta di questi importanti temi che ci uniscono, anche perché Assisi e San Giovanni Rotondo in qualche maniera sono gemellate dall'ideale francescano. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi e speriamo di parlarne, ecco, quando daremo anche il vincitore, sarà premiato a maggio, magari, ecco. Assolutamente. Allora ci risentiremo nei prossimi mesi per ecco, dare notizia del vincitore. Grazie ancora a Marina Rosati. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorniamo ancora qui insieme.